Allora, continuo la delibera di Consiglio Comunale la 58 del 21 maggio 2015 risposte ad interrogazioni. E allora eh, il Presidente da lettura dell'interrogazione afferma il consigliere Calvaroso Alessandro che è stata acquisita diciamo, a, al protocollo. Il consigliere Calvaroso afferma che questa interrogazione riguarda il parcheggio di piazza Bagoli, dove grazie all'intervento del Mobility Manager è stato cambiato il senso di marcia. Ricorda a proposito che lui e l'ingegnere Ren. Sono andati diverse volte all'assessorato regionale ed hanno avuto diversi incontri con i progettisti del parcheggio e più volte è stato dagli stessi chiarito che quella corsia non poteva essere utilizzata come senso di marcia. Sostiene pertanto che l'amministrazione è responsabile di eventuali deformazioni delle trave del parcheggio interrà. Chiede al proposito il supporto dell'ingegnere Renda. Il Presidente dà lettura dell'interrogazione a firma del consigliere Calvaruso Alessandro che è acquisita sempre al Protocollo. Chiedo che venga trascritto tutto il mio intervento parola per parola. Quindi vuol dire che il consigliere Calvaruso ha visto che in molte delibere le, quello che dicono i consiglieri non sono trascritte per intero e poi io vi dimostrerò che è vero. Mi sarei aspettato, dopo circa tre anni di discutere di questo nostro problema, un commento a un elenco che sembrerebbe un documento sterile ma che di fatto non è così, perché testimonia quello che è successo in questi anni al Comune di Alcamo e gli autori di alcune vicende che si sono succedute, che ad oggi a me non sono ancora chiare. Leggo una replica ad una interrogazione perché non sono soddisfatto. Replica all'interrogazione delle concessioni edilizie rilasciate nella fascia pedomontana. È sempre il consigliere Calvaruso che parla. Eh, Pregiatissimo sindaco, signor Presidente, egregio consigliere comunale. Mi sono permesso di porre alla vostra attenzione questa lettera, frutto di oltre due anni di ricerca, anni di studio per far emergere una verità tenuta nascosta per troppo tempo. Anni in cui tali ricerche sono state ostacolate da ritardi incomprensibili. Il risultato, purtroppo, è stato quello immaginato. Per meglio far comprendere quanto sopra, ho elencato di seguito alcune dichiarazioni di dipendenti comunali sulle motivazioni addotte per il blocco delle concessioni edilizie delle zone pedemontane. Affermazione che al sottoscritto sembra doveroso porre alla vostra Attenzione per meglio comprendere le incongruenze e falsità emerse. E qui elenca un, una serie di concessioni edilizie, concessioni edilizie, concessioni edilizie, ma io non ve li leggo perché a parte che ci capiremmo poco, però diciamo sono lamentele del consigliere Calvaruso. Inoltre dice anche congestione edilizia numero 200 del 3 11/2004 isolato 1 volumetria per il progetto 0 concessione edilizia 201 del 3/11/2004 isolato 1 volumetria 0 nello stesso lotto di terreno inoltre nella seduta della commissione edilizia comunale eh, verbale 42 che è composta attenzione geometra Coppola Vincenzo presidente Architetto Arduino Vincenzo Componente, architetto Cangemi Giuseppe Componente, geologo Caradonna Caterina Componente, avvocato Ettore Rodriguez Componente: è stato approvato un altro progetto. E comunque, qui continua diciamo, con tutti i calcoli che lui dice e, e fa presente in Consiglio Comunale. L'assessore Coppola ringrazia il consigliere Calvaruso per le continue manifestazioni di stima che manifesta nei suoi confronti. Ritiene altresì che sia stata fornita ampia documentazione in risposta all'interrogazione del consigliere Calvaruso e per fare ciò sono stati impiegati due tecnici per ben tre settimane. Afferma poi scusate, che i dati. Sono state richieste, sono a settici e non è stata richiesta alcuna considerazione. Passa poi ad un esame analitico dei progetti elencati facendo alcune considerazioni di carattere tecnico. Il consigliere Calvaruso invita l'assessore a fare un discorso di carattere generale senza fare nome di persone. Il Presidente invita anche lui l'assessore a fare un discorso generico nel rispetto della privacy. L'assessore Coppola chiede di sapere se i dati riportati in eretto della memoria da cui presentata sono tratti da qualcosa di preciso. Il consigliere Calvaruso ritiene veramente mortificante per i tecnici assistere a questa risposta dell'amministrazione e nessuno voleva analizzare caso per caso. L'anomalia è ben oltre, altra e l'assessore il quindi Vincenzo Coppola, da tecnico la conosce molto bene, dice Calvaruso, così come la conoscono tutti i tecnici che non possono continuare ad essere mortificati. Da, da, da quanto ha scritto in eretto nella memoria presentata si assume la piena responsabilità. Bene, anche per oggi ho terminato, grazie come sempre della vostra cortese e attenzione, ci risentiremo la prossima volta.